Dal Tribunale di Viale Elena sarebbero stati individuati i responsabili sanitari che hanno portato al decesso per setticemia del giovane di Boiano. L'emergenza occupazione giovanile, spesso annunciata dalla classe politica ma mai veramente affrontata in Molise corteo sindacale il 28 giugno. Passerella di Big della politica nazionale per gli ultimi comizi prima del voto di domenica, si accende la campagna elettorale nei 61 comuni della regione. Per lo sport, terzo titolo per la nuova Pallavolo Campobasso che dopo quello di Under 18 femminile e Under 14 conquista anche il successo Under 16 nelle finali di Agnone. Bentrovati gentili telespettatori, iniziamo dalla cronaca per il decesso improvviso all'ospedale Cardarelli di un boianese di 39 anni affetto da setticemia. La Procura della Repubblica di Campobasso ha individuato 10 tra medici e infermieri come possibili responsabili. Il giovane sarebbe stato trascurato dal personale sanitario prima del ricovero d'urgenza. A carico dei 10 indagati il reato di omicidio colposo. La salma si trova nell'obitorio dell'ospedale in contrada Tappino, in attesa dell'autopsia. Crachitti Holding, Stefano Calabria, giudice del Tribunale di Isernia, ha stabilito oggi il rinvio a giudizio per l'ex presidente dell'ITR Tonino Perna ed altre 9 persone accusate a vario titolo di bancarotta fraudolenta, 4 invece le figure prosciolte dalle accuse. 10 delle 14 persone finite nel mirino della Procura Pentra per il reato di bancarotta fraudolenta relativamente al crack milionario della IT Holding sono state rinviate a giudizio. Così si è pronunciato il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Isernia, Stefano Calabria, accogliendo solo in parte le richieste della Procura di Isernia che con l'ausilio della Guardia di Finanza ha portato avanti l'inchiesta Altamoda, conclusasi nel gennaio del 2012 con l'arresto dei vertici del polo tessile di Pettoranello tra amministratori e componenti del collegio sindacale. Una parziale soddisfazione per gli inquirenti Pentri con il procuratore Albano che pur nel gioire dell'aver ottenuto il riconoscimento del quadro probatorio ha anticipato l'eventualità di proporre appello per i reati non riconosciuti, ovvero i proscioglimenti. Mi soddisfa, non pienamente perché ci sono stati dei proscioglimenti, però mi soddisfa nel complesso perché significa che il quadro probatorio che la Procura ha sostenuto ha retto all'udienza preliminare. Quindi abbiamo 10 imputati rinviati a giudizio, gran parte delle bancarotte sono state confermate, quindi la tesi accusatoria ha trovato ulteriore conferma. Quindi ripeto, soddisfatto, ma ovviamente non pienamente perché due capi sono stati al momento eliminati. Poi leggeremo le sentenze, leggeremo la sentenza e le motivazioni del giudice e quindi valuterò anche per questi capi se eventualmente proporre appello o meno. Soddisfazione parziale a questo punto anche per l'avvocato difensore di Tonino Perna, Marco Franco del Foro di Roma, che dal suo canto ha evidenziato come sia venuto meno il capo d'accusa principale, il cavallo di battaglia della Procura, ossia la contestazione di una distrazione di fondi per 24 milioni di euro inerente ad un'operazione infragruppo del 1997. Un risultato prevedibile, cioè insomma che già una parte cadesse all'udienza preliminare, io lo davo per scontato. Dall'altro lato, anche se io avrei ritenuto giusto che fosse caduto tutto l'udienza preliminare perché tutto è inconsistente, però capisco anche che dopo 2 anni di indagini, arresti, misure cautelari, insomma, con i limiti che ha il GUP sarebbe stato difficile chiuderla definitivamente in questa fase. Rinviamo l'evento assolutorio all'esito del dibattimento, perché tanto il processo è destinato a chiudersi con una sentenza di assoluzione, non credo di avere dubbi. In 4 invece non andranno a processo, si tratta di Antonio Arcaro, Giovanni Borreca, Fabio Fusco, per i quali il GUP ha stabilito il non luogo a procedere, e Antonio Di Pasquale, prosciolto invece da tutte le accuse. Le parti civili annunciano la richiesta di un risarcimento milionario, intanto il dibattimento avrà inizio il prossimo 15 ottobre. È stato ascoltato dai giudici del Palazzo di Giustizia di Campobasso nel pomeriggio di oggi il pedofilo di 42 anni che avrebbe abusato sessualmente di un minore di appena 9 anni in un paese nelle vicinanze di Boiano. L'uomo, arrestato dai carabinieri, si trova recluso in isolamento in una cella del carcere di via Cavour.
Siamo adesso alla sindacale, i segretari generali CGIL, CISL e UIL hanno annunciato a capopasso la marcia per il lavoro che si snoderà nelle strade del capoluogo sabato 28 giugno alla presenza di Susanna Camusso, segretario nazionale della CGIL italiana. Il contributo. I tre segretari generali regionali di CGIL, CISL e UIL, dopo una serie di manifestazioni unitarie, illustrano nella mattinata a Campobasso le ragioni, i tempi e le modalità dell'iniziativa, già annunciata qualche mese fa, della marcia per il lavoro. Il Molise riparte dal lavoro. Ve la ricordate questa, la piattaforma rivendicativa di CGIL, CISL, UIL? Il Molise riparte dal lavoro. Ecco, la marcia per il lavoro si inserisce all'interno di questa serie di cose che abbiamo fatto e la facciamo sabato 28 giugno a Campobasso, con moltissima gente in piazza, con la chiusura da parte di un dirigente di livello nazionale, perché Susanna Camusso sarà con noi. Proprio per dire che occorre attenzione e un cambio di linea sostanziale da parte del governo nazionale per mettere soldi, per mettere iniziativa politica perché il lavoro possa ricominciare a ripartire ovunque, occorre un impegno forte della Regione per affrontare le tante emergenze che abbiamo. Il 28 giugno è come se chiudessimo idealmente una serie di cose che abbiamo fatto e riparte una nuova piattaforma, una nuova stagione rivendicativa, una nuova politica d'attenzione che CGIL, CISL, UIL del Molise mettono alle necessità dei lavoratori, dei pensionati, dei cittadini di questa regione. Vogliamo risposte sia dalla politica nazionale, perché bisogna cambiare profondamente gli indirizzi di politica economica. Basta con le politiche di austerità. Le politiche di austerità non hanno risolto né il problema del debito pubblico, ma soprattutto hanno depresso l'economia di tutti i paesi europei. E l'Italia è uno dei paesi europei che più subisce la crisi in corso. Quindi vogliamo un cambio di indirizzo nelle politiche economiche nazionali, politiche di sviluppo, nuove politiche industriali, politiche che diano la garanzia di un futuro occupazionale a tanti lavoratori, a tante lavoratrici e soprattutto a tanti giovani, perché la disoccupazione giovanile in questo paese ha raggiunto percentuali troppo alte e non più sopportabili. I dati non ci danno sicuramente ragione. La nostra regione sta pagando un pegno eccessivo. Ecco perché noi vogliamo che tutti comprendano che ormai le ragioni dell'uno si intrecciano con quelle dell'altro, anche quando si parla dei pensionati, che è una categoria stressata, noi ci siamo resi conto che nelle nostre realtà il nonno in molti casi è stato l'ammortizzatore sociale che ha sostenuto la famiglia. Quindi quando noi vediamo in piazza i pensionati, noi comprendiamo le ragioni, loro ci tengono. La Guardia di Finanza ha sequestrato abitazioni e conti correnti per un valore di circa mezzo milione di euro ad una società della provincia di Isernia attiva nel settore delle opere pubbliche. Il titolare della società avrebbe omesso di versare all'erario oltre 1 milione di euro di IVA nell'anno 2012. Le fiamme gialle hanno ottenuto dai giudici il congelamento di beni e conti dell'impresa. Sono stati così sottoposti a misura cautelare anche alcuni territori. Terreni agricoli ubicati nei comuni di Montaquila, Monteroduni e Capracotta, tutti riconducibili all'imprenditore. Il professor Ilario Di Placido entra a Palazzo San Francesco di Isernia, è neoconsigliere comunale, subentra ad Ugo Antenucci, particolari nel servizio di Alessandra Decini. È tornato a riunirsi il Consiglio Comunale, il suo primo punto in agenda, la surroga del consigliere della lista civica Isernia di tutti, Ugo Antenucci, prematuramente scomparso, con il primo dei non eletti, il professor Ilario Di Placido. Avvicendamento salutato dai presenti con commozione e applausi. L'assise civica, indetta per affrontare numerose e varie interrogazioni, ha quindi proseguito i lavori accogliendo una scolaresca della media Andrea di Isernia, ragazzi che si sono distinti per attività curriculari ed extra e che hanno deciso di assistere al funzionamento della macchina amministrativa. Dell'occasione ne ha approfittato la consigliera di minoranza Sonia De Toma, la quale ha annunciato la volontà di presentare una mozione atta a chiedere l'istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani. Tuttavia, l'attenzione è stata catalizzata ancora una volta dalla questione della sede universitaria nel centro cittadino di Isernia. Il membro dell'opposizione, Raimondo Fabrizio, ha avanzato la proposta del trasferimento dell'Unimol nei locali di Palazzo Iadopi ed anche l'ampliamento dell'offerta formativa.
normativa. Io e l'altra collega a nome del gruppo di Forza Italia, quindi Mena Calenda, abbiamo chiesto l'integrazione, o meglio, il potenziamento della facoltà, delle facoltà nelle sedi dell'Università di Isernia e precisamente con l'istituzione di un corso della facoltà magistrale di architettura. Abbiamo invitato il Consiglio Comunale a sollecitare la Regione Molise affinché intervenga immediatamente al completamento dei lavori di Palazzo Iadopi. Dopodiché, finiti i lavori, completati tali lavori, vengano concessi a noi, vengano dati concessi al Comune di Isernia per poi rigirarla all'Università del Molise. Proposta che ha trovato la pronta e piccata replica del vice sindaco Maria Teresa D'Achille. Per quanto riguarda la sede di Palazzo Iadopi, questa sede appartiene alla Regione Molise e la Regione Molise, per poterla rendere fruibile, la deve completare facendo un intervento di alcuni milioni di euro. Se la minoranza attuale, e di cui fanno parte alcuni componenti che anche della precedente amministrazione comunale, si fossero posti il problema di lasciare come sede strategica la presenza dell'università in città, avrebbero detto alla Regione Molise di utilizzare i soldi per completare Palazzo Iadopi ed aprirlo, invece che far costruire una strada sicuramente che non era prioritaria, ma una ripetizione, la strada di collegamento Isernia-Pesco che dall'università. I soldi c'erano, sono stati spesi male e utilizzati male per altre destinazioni. Ancora politica, corsa a tre per la poltrona di primo cittadino a Campomarino. Nel centro-sinistra Vincenzo Cordisco punta al taglio dei costi della politica ad un miglior utilizzo delle risorse pubbliche. Lo ha ascoltato per noi Emiliano Perazzelli. Cambia Campomarino, il nome della lista civica a sostegno del candidato sindaco Vincenzo Cordisco. Sarà una corsa a tre nelle imminenti elezioni comunali del comune adriatico. 9 i potenziali consiglieri della formazione di Chiara, impostazione di centrosinistra a sostegno di Cordisco, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Se dovesse individuare 3 obiettivi politici collegati alla sua candidatura, quali sceglierebbe? Beh, di sicuro obiettivi politici che vanno verso il risparmio e l'utilizzo migliore delle risorse per il nostro comune. La prima è quella di essere presente, cercare di colloquiare con i cittadini quotidianamente e quindi da bravo impiegato venire al comune alle 8 di mattina e andare via quando vanno via tutti gli altri impiegati e quindi cercare di risolvere i problemi del quotidiano, i problemi che ogni giorno le persone affrontano e che quindi devono essere risolti. Il secondo obiettivo è quello di tagliare i costi della politica, perché penso sia necessario oggi girare le risorse per il sociale o per i bisogni delle persone. E il terzo è una razionalizzazione delle spese, visto l'ammontare delle spese che oggi questo comune affronta, e allora vorrei fortemente cercare di dare una riduzione a questo capitolo di spesa. Come si può creare occupazione qui a Campomarino? Lavoro a Campomarino, noi abbiamo delle grandi potenzialità che fino ad oggi a mio avviso non sono mai state messe sotto una sfera giusta o sotto il suo aspetto migliore, nel senso che abbiamo tutta la zona dedicata, che potrebbe essere dedicata al turismo, e quindi creare occupazione attraverso questa forma del turismo. E poi possiamo girare anche questo obiettivo per quanto riguarda le campagne, perché anche lì potremmo in qualche modo cercare di portare avanti la cultura dei prodotti di qualità e quindi creare occupazione, creare ricchezza e far girare l'economia attraverso questo tipo di sviluppo. Campomarino Lido, tante cose da migliorare, qual è la priorità? La priorità oggi necessaria, per come i cittadini che ho incontrato in questi giorni ci viene chiesto, è quello del decoro e di una migliore obiettivo dei rifiuti, del porta a porta, quindi una migliore programmazione di questo tipo di attività che il comune deve esercitare proprio nella direzione del decoro, della vivibilità e della viabilità per i cittadini che vivono giù al Lido.
A Termoli nel pomeriggio di oggi l'arrivo di Pierpaolo Baretta, sottosegretario di Stato del Ministero dell'Economia a sostegno del centro-sinistra locale in vista delle elezioni amministrative di domenica. In serata invece a Campobasso presente il senatore Mario Mauro, presidente nazionale dei Popolari per l'Italia al Centrum Palace, per approfondire le tematiche economiche e sociali che investono il Paese. È sempre nella città capoluogo l'intervento in serata di un altro senatore, quello di Altero Matteoli del partito di Forza Italia. Ad Isernia infine chiuderà la campagna elettorale per le europee domani pomeriggio in piazza Celestino V il comitato L'altra Europa per Tsipras. E si voterà domenica 25 dalle ore 7 alle 23 di sera, un unico giorno sia per le europee che per il rinnovo dei consigli comunali. Il turno di ballottaggio è previsto due domeniche dopo. Massimo Dalla Torre per il contributo. Il 25 maggio andranno al voto 4.095 comuni, tra cui 27 capoluoghi. I comuni interessati alle consultazioni elettorali relative alla elezione del sindaco e del consiglio comunale sono 3.908 nelle regioni a statuto ordinario, 131 in Friuli Venezia Giulia, 37 in Sicilia e 19 in Sardegna. Inoltre si voterà anche in Piemonte e in Abruzzo per il rinnovo del consiglio regionale. Le elezioni amministrative si terranno nella stessa giornata. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata del 25 maggio dalle 7 alle 23. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco avrà luogo domenica 8 giugno, sempre dalle 7 alle 23. Lo scrutinio delle elezioni europee invece inizierà subito dopo la chiusura della votazione, mentre lo spoglio delle schede per le elezioni comunali dalle 14 di lunedì 26 maggio. Gli italiani eleggeranno 751 deputati, 750 eurodeputati e un presidente, di cui 73 verranno eletti in Italia con legge elettorale proporzionale, con soglia di sbarramento al 4%. 5 le circoscrizioni territoriali, Italia Nord-Occidentale eleggerà 20 deputati, Italia Nord-Orientale e Italia Centrale 14 deputati, Italia Meridionale 17 deputati. Per quanto riguarda il Molise, saranno invece 61 le amministrazioni comunali da rinnovare, 36 per la provincia di Campobasso e 25 per quella di Isernia, compreso il capoluogo di regione Campobasso, Termoli e Riccia. Possono votare sia per l'elezione del Parlamento europeo che per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale i cittadini italiani maggiorenni o che compiranno la maggiore età nel giorno fissato per le elezioni e che non siano incorsi in condanne penali, altrimenti perdono il diritto elettorale. Stessi criteri per i cittadini comunitari, purché siano residenti maggiorenni o che compiranno la maggiore età nel giorno fissato per le elezioni. Martedì 27 maggio tornerà a riunirsi a Palazzo Moffa il Consiglio regionale del Molise dopo la lunga pausa dedicata alle elezioni di primavera. Sono 33 i punti all'ordine del giorno, tra questi il sostegno ai commercianti al minuto e le agevolazioni per le famiglie che hanno avuto l'abitazione lesionata nei paesi del cratere sismico. Una maggiore politica di contrasto all'uso delle sostanze stupefacenti e per il sostegno e la riabilitazione dei tossicodipendenti. Le richieste sono partite dai banchi del centro-sinistra a Palazzo Moffa. Ascoltiamo questo contributo. Il consigliere regionale Filippo Monaco mostra di avere a cuore le drammatiche situazioni che vengono raccontate dalla diffusione delle droghe, dei fenomeni che caratterizzano una realtà che si modifica ma non si riesce ad annullare. Non può cambiare l'impegno a fermare o contrastare l'uso di sostanze stupefacenti, afferma, né l'attenzione nei confronti di chi ha bisogno di cure e sostegno per cambiare lo stile della propria vita. Scompaiono i fondi nazionali destinati a tali attività di contrasto e sostegno, neanche sono evidenti le risorse disponibili nei bilanci regionali. Per questo e per il fatto che i dati statistici tracciano un quadro sempre più preoccupante, sempre meno rassicurante, che il consigliere si è rivolto con un'apposita interrogazione all'assessore alle politiche sociali, chiedendo come e quando la Regione Molise ha intenzione di impegnarsi per le politiche appunto che attivino il contrasto all'uso delle
droghe e sostengano con meccanismi riabilitativi e di inserimento sociale quelle persone che ne sono diventate schiave. Il tutto in un quadro di forte drammaticità, con il dilagare dell'uso delle droghe sintetiche, responsabili di risultanze devastanti per la salute di chi le assume, e della ripresa del consumo di eroina, oltre alla grande diffusione di cocaina, farmaci psicoattivi, stimolanti e non ultimo, ma pericolosissimo aumento, di alcol, che nel Molise ha raggiunto cifre altissime. In merito all'allarme lanciato per l'avvertenza Molise Dati, il governo regionale è ancora in attesa di riscontro da parte della società di una rendicontazione totale dei costi sostenuti dalla stessa azienda per l'erogazione dei servizi informatici alla regione, con particolare riferimento all'anno 2013. Ad oggi Molise Dati ha prodotto solo numeri parziali, non rispondenti e incompleti dei dati trasmessi, in quanto il rendiconto era relativo agli ultimi 5 mesi del 2013. La trasmissione dei dati completi sui costi sostenuti dalla società con riferimento agli anni 2013 e 2012 rappresenta un passaggio obbligato. Le elezioni amministrative, già prima del voto di domenica, un risultato hanno raggiunto, quello di rendere la città, in questo caso Campobasso, più sporca e bombardata di una immensa massa di messaggi pubblicitari. È sempre peggio. Ogni tornata elettorale fa storia a sé, ma restano punti in comune che segnano di fatto la continuità di certe abitudini di malcostume. Campobasso oggi. Con la crescita del numero di liste e candidati crescono a dismisura le dimensioni di una campagna elettorale sviluppata attraverso slogan e manifesti, propositi ammiccanti che cercano di strappare un sorriso a forma di consenso, un piccolo e importante voto all'elettore da attirare, da convincere con le buone ma anche con le cattive. Così arrivano i faccioni della bontà di quello o quell'altro e tutti impegnati a chiedere l'obolo di una scelta in proprio favore per amministrare al meglio questa città, occupandosi con dedizione del bene comune. Intanto depositano le loro grida d'aiuto sui parabrezze delle automobili, infilano gli slogan sotto gli usci delle case, nelle buche per le lettere, praticamente ovunque, creando così un mucchio di spazzatura in più che si deposita sulle strade, permettendo l'effetto domino dell'imbrattamento, segnando un termine di sicuro degrado. In questa corsa al manifestino, al santino, in verità non sono tutti solleciti e qualche distinzione bisognerà pure farla. Magari qualche lista e qualche candidato non ha tanti soldi da spendere o da investire, che sembra la pratica più in voga, visto che per molti l'investimento in politica appare come il più redditizio. Però a noi ci va e ci sembra giusto consigliare agli elettori campobassani di scegliere non solo in base alla qualità dei programmi, che per lo più saranno ignorati nel prosieguo del mandato, non solo per la simpatia, il sorriso e la comunicativa dei candidati, ma anche e soprattutto per la capacità di rispettare la dignità di Campobasso. Una dignità che comincia con non sporcarla, con le porcherie delle frasi trite che si mostrano su quei pezzi di cartoncino che nascono comunque già spazzatura e spazzatura restano. Magari una scelta adeguata e oculata servirebbe a ridare dignità anche ad un voto che oggi, per l'ambiguità che ci regnano attorno, sembra assolutamente coniugarsi con il vuoto più assoluto, quello che ancora si presenta senza sogni né ideali, senza futuro né prospettive. Sarebbe davvero insopportabile continuare a dare un voto al vuoto, sarebbe la fine. Torniamo per un attimo alla cronaca. Questa mattina all'istituto Neuromed sono state eseguite analisi particolari sul cranio di Carlo Rucci, lo sfortunato operaio di Sepino deceduto a seguito di una caduta dall'impalcatura di un cantiere edile a Pozzilli la settimana scorsa. L'esame dovrà stabilire l'esatta causa della morte del 24enne. Invece un altro giovane, in questo caso di Colli al Volturno, è stato segnalato per detenzione illegale di stupefacenti. Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri in un centro commerciale ad Isernia. Nella perquisizione i militari hanno rinvenuto alcune dosi di cocaina. Sono in corso ulteriori indagini da parte delle forze dell'ordine.
Di Scena Venafro, un incontro promosso per avviare un progetto di sviluppo turistico tra i comuni di Campania e Molise. Ne abbiamo parlato con Giorgio Gagliardi dell'Euridit e con l'assessore al turismo Angela Maria Tomasone. Sviluppo turistico protagonista a Palazzo Cimorelli di Venafro. Nella casa municipale si è tenuto il secondo incontro, il primo è andato in scena a Fonte Greca, atto a promuovere un progetto di rete tra comuni di Campania e Molise, iniziativa illustrata da Giorgio Gagliardi di Euridit tra gli organizzatori dell'evento. Ma intanto la proposta prevede il coinvolgimento di alcuni comuni a cavallo tra la provincia di Isernia e quella di Caserta. E, al centro c'è il Parco del Matese con le varie bellezze ambientali ma anche storiche presenti sul territorio. Il progetto ovviamente è anche l'iniziativa. Con un occhio, lo sguardo lo rivolge ovviamente all'Expo 2015, ma l'oggetto centrale è quello di valorizzare il territorio, ovviamente ai fini turistici. Questo perché, come rilevato nello studio anche da parte del Ministero, si prevede da qua al 2020 500.000 nuovi occupati nel settore turistico. È chiaro che il numero poi può dipendere dalla capacità del territorio di farsi promotore di iniziative positive in tal senso. Del ruolo dei comuni che rappresentano parte integrante del progetto ha parlato invece l'assessore al turismo dell'amministrazione di Venafro, Angela Maria Tommasone. Il primo incontro c'è stato con i comuni di Capriati e Fonte Greca il 29 marzo e lì abbiamo cominciato a interagire per un discorso comune, perché noi abbiamo una grande ricchezza, quella del nostro territorio, per uno sviluppo turistico sfruttando al meglio la programmazione dei fondi europei 2014-2020. È un'occasione ed una opportunità unica. Per cui noi riteniamo che i due siti belli, sia di Capriati che di Venafro e di Fonte Greca, la Cipressetta e l'Oasi Le Mortine, devono essere veramente valorizzate anche per uno sviluppo economico sostenibile, socio-economico sostenibile, attraverso una rinascita di questo luogo a livello economico ed occupazionale. Emergenza abitazioni, il coordinamento regionale Molise per Civati ha chiesto alla giunta di centrosinistra a Palazzo Vitale l'emanazione di un decreto per una moratoria immediata a tutela delle circa 180 famiglie sfrattate dalle case dello IACP. Il coordinamento ha chiesto al governatore Frattura un atto urgente di solidarietà per far fronte all'emergenza immobili per nuclei familiari particolarmente bisognosi. I romani hanno dovuto combattere per circa 400 anni prima di avere la meglio sul popolo sannita, una distruzione quasi totale che ha annientato per molti secoli la cultura, la religione e gli insediamenti sanniti. Il professor Gianfranco De Benedittis ha riportato alla luce queste vicende storiche con un volume su Monte Vairano. All'entrata del museo sannita c'è una frase che io non riporto in quanto non sono un conoscitore della lingua, inizia con ipso ispo samnium, una cosa di questa. Insomma, Gianfranco De Benedittis, chi erano questi sanniti? Non era un popolo rozzo, ma bensì un popolo che... La frase è proprio idonea, perché dice, la traduco in italiano, dice... Si era arrivata a una tale distruzione del Sannio che non era possibile neanche riconoscere il Sannio nello stesso Sannio. La frase è di uno storico latino che conosce bene la situazione, e c'è anche uno storico greco che lo conferma. Il Sannio, in effetti, oggi con questa pubblicazione, io non vorrei farlo diventare troppo grande, però se non altro apre una via diversa di inquadrare questa popolazione. Una popolazione che è in grado di fare un santuario per pietra abbondante, quindi un'architettura molto elaborata, molto evoluta, che oggi, soprattutto dopo gli ultimi interventi del professor Regina, assume una dimensione molto maggiore di quella che si prevedeva. Ma allo stesso tempo c'è anche la situazione di Monte Vairano, che
si pone come altro piatto della bilancia, un insediamento, che non è più vicus, come dichiaravano i romani, ma è una città. Una città con impianto urbano, con edifici pubblici, case, e case anche molto elaborate. Qualcuno dice che Tito Livio era un parolaio, ma insomma quella famosa frase ubi bovianum vetus e poi continua così, è reale? Livio è uno scrittore latino, noi adesso siamo in campagna elettorale, sappiamo benissimo che è uno scrittore di parte. Loro hanno vinto ed è giusto, cioè è giusto, io non lo condivido, però chiaramente, però è comprensibile che lui parli dei maggiori nemici di Roma, perché i Sanni sono stati in guerra con Roma per 4 secoli, non sono stati solo le guerre sannitiche, anche in seguito, fino alla guerra sociale. Parliamo di 4 secoli di storia e di contrapposizione tra il mondo romano e il mondo sannitico. I romani sono stati costretti, obbligati a cancellare la cultura sannitica, facendo un intervento che oggi farebbe raccapricciare per quello che noi vediamo nella storia contemporanea. Però è stato fatto, non si è parlato più sannita, non c'era più la religione sannitica, sono state distrutte intere città come quella di Montevaira, che con la guerra sociale scompare come città. Il liceo artistico di Termoli dal prossimo anno scolastico avrà anche un corso serale per lavoratori adulti con la passione per l'arte figurativa. Le domande di iscrizione potranno essere presentate nella sede di Via Corsica entro la fine del mese di maggio. La puntata numero 188 del programma settimanale Molise, che va in replica dopo i notiziari di questa sera, è imperniata sulla solidarietà. Attraverso una corsa podistica ad Isernia sono stati raccolti fondi in favore della ricerca sulle malattie rare. Ascoltiamo un'anticipazione del programma con l'intervista a Clotilde Colantuono, che ha vissuto in famiglia una grave patologia. Non è facile, devo dire, per me parlarne, perché avere un figlio di soli 26 anni che è malato di Coria di Huntington e sapere la situazione in cui si vive ogni giorno tra mille difficoltà di ogni genere, le assicuro che è molto difficile. Però io colgo l'occasione proprio per lanciare un messaggio a tutti quanti, in primis alle famiglie che come me vivono questo dramma ogni giorno, perché so che molte famiglie sono reticenti nell'esporre il problema, cioè si chiudono nel loro guscio di dolore, ma non va bene, perché noi dobbiamo essere i primi a parlarne, a divulgarne notizie sulla malattia e a fare in modo che ci siano sempre più eventi di questo genere per raccogliere sempre più fondi, perché solo così possiamo sperare che un giorno arrivi questo miracolo di una cura che possa arrestare questa malattia, che è, le assicuro, orribile. Tutta la famiglia è stravolta, cioè si stravolge tutto il futuro, la progettualità di una persona. E quindi bisogna lottare, stare uniti, parlarne. Prima di suo figlio c'è stato il papà, suo marito. Sì. Questa croce quando è iniziata per lei? Purtroppo nel 1988, quando ho iniziato a vedere dei sintomi strani, perché io non sapevo che esistesse una patologia del genere, e neanche mio marito. Ecco il problema di fondo qual è, perciò parlarne nelle famiglie, perché addirittura si arriva a celarlo anche a un figlio, poi per ignoranza, non so per che cosa. Quindi ho cominciato a vedere questi primi sintomi e poi siamo... Com'erano questi sintomi? Questo è suo marito? Sì, sintomi di avere impossibilità nell'abbottonare, proprio in termini semplici, la camicia, piccolo tremore. Questi qua sono stati i primi sintomi. Suo marito per quanti anni ha combattuto? Mio marito veramente è stato un caso un po' raro, nel senso che il professore diceva che di solito cioè vivono molto più anni, invece mio marito 6 anni, è stata molto rapida. Il corretto utilizzo dei farmaci in età pediatrica e l'approfondimento medico-scientifico di oggi all'ospedale Cardarelli di Campobasso, dibattito organizzato dal segretariato italiano studenti in medicina. E adesso, come ogni giorno, spazio alle previsioni del tempo.
Pressione alta e livellata sul Molise, tempo sostanzialmente sereno e temperature massime odierne comprese tra i 22 gradi di Campobasso e i 25 a Termoli. Ventilazione proveniente da nord-est, calmo il medio Adriatico. In serata cielo stellato, le minime della notte sono previste tra i 14 gradi del capoluogo e 18 su Isernia. Sulla regione domattina tornerà il sereno, valori climatici in ulteriore aumento, venti deboli variabili. Siamo in chiusura, le cooperative sociali sono chiamate a riunirsi domattina a Campobasso in occasione dell'assemblea regionale. In Molise le cooperative sociali sono 59 con un numero di soci pari a 900 e oltre 700 i lavoratori. Tema del confronto, le politiche di sviluppo, coesione sociale e innovazione. Bene, è veramente tutto, grazie e continuate a seguire la nostra programmazione.